Andrea Gibelli, il rapporto, l'associazione che c'è oggi tra le imprese italiane e cinesi, dove può portare, soprattutto la Lombardia? Beh, indubbiamente la Lombardia ha la capacità di fare impresa in maniera importante, lo dimostra il suo PIL, lo dimostra la sua tradizione, e l'interesse che questa associazione, in particolare la parte cinese con forti capitali che vedono la Lombardia come un luogo importante di investimento, può essere una grandissima occasione. Un esempio fra tutti: la Gran Bretagna è diventato il paese produttore di automobili solo secondo la Germania grazie agli investimenti stranieri, e l'Inghilterra ha superato l'Italia in produzione di automobili grazie agli investimenti cinesi, giapponesi e americani. Quindi bisogna cambiare mentalità, le teste è qui, il lavoro è qui, ma i capitali girano e dobbiamo fare in modo che questo diventi un'altra arma a favore della Lombardia. Tra l'altro, a Expo il padiglione lombardo, all'interno di quello più grande dei padiglioni Italia, ha contribuito a sviluppare rapporti con i distretti cinesi, che sono distretti grandi quanto città italiane, in cui si stanno sviluppando nuovi modelli di business. Ma la cosa interessante in due termini, soprattutto per la dimensione: noi non siamo abituati a intendere un cluster della dimensione come se si unisse Veneto, Piemonte e Lombardia. Quella è la scala cinese del cluster. Questo ci deve far capire che l'Expo ha dimostrato che qua, ma su quella scala, ci possono essere delle importanti sinergie. Quindi, al di là delle regioni, i collegamenti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria possono diventare quella scala ottimale per farci riconoscere come una grande eccellenza mondiale.